In pista anziani di categoria G per una corsa valida come seconda triste nazionale, 1 Tivadar Very Nice, 2 Vittoria Caff, 3 Amsic RG, 4 Zole Ales M, 5 Aled F, 6 Zagato, 7 Zonk di Girifalco. In seconda fila 8 Euronometra, 9 Uganda dei Greppi, 10 Aura Club Mail, 11 Ravaneo Spritz, 12 Un Sogno Grad, 13 Argo Cam, 14 Zigzag B. In terza fila 15 Vaterland, 16 Zuleika Very Nice. Sesta corsa di Palermo, seconda triste nazionale, i più appoggiati sono Aled F e Zonk di Girifalco, stacco della macchina, si parte. E dall'esterno è proprio Zonk di Girifalco che prova ad assumere il comando, la corsa di testa numero 9 squalificato. Ha portato fortuna, ma stavolta in categoria G e con questi avversari Buzzitta deve provarci. C'è l'errore immediato di Uganda dei Greppi che viene squalificata. In seconda posizione si è sistemata Zole Ales M precedendo Vittoria Caff, 13 e 7 il lancio per Zonk di Girifalco, mentre arriva per linee esterne Zagato in versione di Stefano, cavallo di mezzi che viene da tre rotture prolungate consecutive, ma sa andare molto forte. 29 e 3 da 1.13 e qualcosa i primi 400 metri di Zonk di Girifalco, al cui esterno c'è Zagato, primi 600 metri raggiunti adesso in 45 spaccati, in scia al Zagato ci sono Aled F e Un Sogno Grad. I cavalli stanno percorrendo la piegata di destra con Zonk di Girifalco e Andrea Buzzitta che continuano a guidare davanti a Zola al SM con Zagato all'esterno, filato da numero 8 squalificato. Nel frattempo 15 e 5 l'ultimo paletto, quindi si continua a buona andatura con Zonk davanti, Aled F che continua a tallonare Zagato per linee esterne, 1.15 e 7 il chilometro. I cavalli stanno percorrendo la retta di fronte con Andrea Buzzitta che prova a controllare l'avanzata di Zagato, sempre in scia Zola al SM, mentre adesso prova all'esterno Vaterland ma sbaglia e sembra adesso un po' in difficoltà numero 12 squalificato, sbaglia anche Un Sogno Grad, resta numero 15 squalificato. Invece il Aled F che comunque non progredisce più di tanto, Zonk di Girifalco adesso deve correre contro se stesso, gli ultimi 200 metri gli hanno sempre creato dei problemi, vediamo se oggi riuscirà ad evitare questi problemi. Nel frattempo in seconda posizione c'è sempre Zagato, in terza Aled F, ultimi metri e sembra che stavolta abbia salvato la pelle Zonk di Girifalco che viene a vincere in 1.59.7, 1.14.8 con Andrea Buzzitta nei confronti di Zagato e di Ale Deffe. Vittoria limpida stavolta per Zonk di Girifalco che finalmente torna al successo dopo tanti e tanti mesi di digiuno. In gara di testa l'ha portata a casa il cavallo guidato e allenato da Andrea Buzzitta con i colori del signor Bartolomeo Ingardia. Ottima la prova di Zagato che in 2 minuti e qualcosina ha portato a casa un bel secondo posto, ha fatto quello che poteva Aled F e tutto sommato ha confermato di essere bene in corsa portando a casa un terzo posto. In numeri dunque 7, 6, 5 l'ordine d'arrivo da confermare di questa sesta corsa di Palermo seconda tris, corsa che chiude il programma. Palermo torna in scena sabato prossimo 28 agosto. Grazie a tutti e una buona serata.